La riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci del Teramano è stata l'occasione per parlare di sanità e dell'emergenza Covid, una situazione che per il momento resta sotto controllo anche se preoccupa l'aumento dei contagi. Sotto questo profilo, negli ultimi giorni la Questura ha intensificato la verifica dei certificati verdi nei ristoranti. Il timore è che il periodo festivo spinga le persone ad assumere atteggiamenti meno prudenti. C'è un incremento costante per quanto riguarda i dati regionali, ovviamente questo incremento riguarda anche la nostra provincia e la nostra città. Il segnale deve essere assolutamente quello della responsabilità, dobbiamo assolutamente impedire una diffusione del contagio che possa andare avanti. Devo dire che se c'è un dato positivo, ecco perché la situazione, come giustamente ricordava lei, è ancora sotto controllo, è dato dal numero limitato dei ricoveri delle terapie intensive rispetto al numero dei casi positivi. Questo segno, e va detto con grande forza e determinazione, della bontà della campagna vaccinale e della necessità quindi di portarla avanti con grande determinazione con la terza dose e in questa fase che si apre ad un ulteriore potenziamento. Altro fronte che preoccupa è quello della scuola, per questo dalla riunione è emersa la necessità di rendere uniforme l'applicazione dei protocolli negli istituti, oggi oggetto di diverse interpretazioni. Ho chiesto ieri proprio all'ASL di organizzare insieme ai dirigenti scolastici e all'ufficio scolastico provinciale un incontro proprio durante queste festività per fare il punto sulla bontà dei protocolli, del nuovo protocollo sanitario nella gestione Covid nelle scuole, correggere il tiro e mettere in campo tutta una serie di azioni che consentano anche magari attraverso delle azioni mirate come quella che abbiamo fatto nell'istituto Teramo 4, quindi a Nepezzano, di screening non una tantum che servono a poco, screening di massa una tantum che sappiamo quanto possano essere anche fuorvianti sotto un certo aspetto, ma dei monitoraggi che consentano di intervenire appunto laddove c'è la necessità di bloccare situazioni di preoccupazione se non di veri e propri focolai. Quindi questa è la direzione verso la quale si sta andando, in un momento nel quale dobbiamo saper vivere tutti queste festività natalizie nell'ottica della responsabilità da parte di tutti. Ecco perché anche su Teramo con l'assessore stiamo appunto valutando di svolgere ovviamente il concerto di fine anno, avevamo diverse idee in campo, recupereremo sicuramente più avanti, questo è il momento assolutamente della responsabilità.